siamo rimasti fermi con la nave. Mamma mia. Buongiorno ragazzi, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Siamo finalmente arrivati al porto di Piombino dopo un bel 400 km ieri sera. Siamo partiti sul tardi, che era venerdì sera, anche perché abbiamo detto sicuramente sabato mattina ci sarà casino. Difatti siamo arrivati praticamente così, erano le 2:30, quasi 3. Avevamo trovato quest'area di sosta praticamente sulla spiaggia, come state vedendo adesso dalle immagini, solo che stamattina sul presto 9:30-10 è arrivata la polizia locale e ci ha detto che comunque da lì ci dovevamo spostare, perché il parcheggio dei camper era solo perimetralmente e non in mezzo dove eravamo parcheggiati noi. Essendo arrivati alle 3 di notte, abbiamo trovato parcheggio solo in quelle strisce lì e vabbè, comunque ci siamo praticamente spostati subito al porto. Difatti adesso sono le 10:30, noi il traghetto ce l'abbiamo alle 3:15, però ci siamo stazionati qua in attesa che appunto incomincino a imbarcare, anche perché oggi è sabato mattina del 6 di agosto, sicuramente ci sarà un casino della miseria, quindi prima arriviamo e meglio è, diciamo. Come potete vedere ragazzi, per chi non c'è mai stato al porto di Piombino, lì è praticamente l'ingresso. Qua c'è tutta la strada dove là ci sono praticamente i vari imbarchi, sia per l'isola d'Elba, sia per la Sardegna, sia per la Corsica. E diciamo che essendoci solamente quest'unica strada qua, tende a praticamente incasinarsi più di tanto nei giorni di agosto, diciamo. Ho appena chiesto alla ragazza qua dietro, anche perché sono le 11:30 ragazzi, più o meno com'è la situazione. Mi ha detto che quelli della Mobi se la prendono molto con calma, quindi partendo alle 3:15 lei pensa che comunque per 12:00-12:30 possiamo uscire dal parcheggino lì e andare lì, che ci fanno poi dopo imbarcare o comunque ci fanno mettere lì nel posto per l'imbarco. Quindi non ci resta che aspettare una mezz'oretta, tre quarti d'ora. Ciao amici, allora finalmente sono arrivate le meritate vacanze. Ma dove andranno, sì, i nostri eroi? Dove andranno? Ce la faranno a sopperire al caldo atroce? Mamma mia ragazzi, fa un caldo allucinante, veramente caldo, c'è una roba mostruosa. Siamo nel parcheggio appunto di Piombino, come avete visto prima, che stiamo attendendo il nostro turno. Bellissima meta di vacanza. Sì, noi staremo qua 3 settimane, 20 giorni nel parcheggio e poi dopo torniamo a casa, no? Ben detto, siamo andati in vacanza. No, faremo il giro della Sardegna. Sardegna. Cioè, giro. L'itinerario sarebbe partire appunto, vabbè, da Olbia, fare la parte nord, per poi dopo spostarci verso la costa ovest, fare tutta la costa ovest e vedere un po' comunque dove arriviamo con i giorni, anche perché sì, faremo da oggi che è il 6 fino al 26, quindi 20 giorni. 20 giorni dai, di libera, di belle vacanzine. E andremo anche, si può dire, alla Maddalena? Sì. Andremo anche all'isola di Maddalena. Quindi passiamo da lì, quindi adesso vogliamo vedere il discorso traghetto, mica traghetto, eh? Sì. E cominciamo ad arrivare in Sardegna, quindi che già lì è un grande passo, sì. E poi dopo senza morire di caldo prima, e poi dopo vediamo un attimino come spostarci, però in linea di massima l'itinerario è quello. Vogliamo farla tutta in libera, perché come ben sapete appunto noi ci piace far libera, siamo selvaggi, sì, mamma mia. Ce ne frega niente dei campeggi. Abbiamo fatto un super impianto tutto apposta per riuscire a stare libera senza problemi, okay. Almeno non sono soldi buttati via. E sì, ci siamo tirati giù un bel po' di spiagge, un bel po' di posti che teoricamente si può stare senza rotture di scatole. Proveremo a starci. Sì, sì, che poi tra l'altro la zona ovest dovrebbe essere un po' più selvaggia rispetto che la zona magari sud-est. Sì, così dicono. Così dicono. Andiamo a esplorare. Noi 2 anni fa con la macchina abbiamo fatto la costa est. Est, sì. Fatta. Eravamo in una sorta di casa vacanza in affitto e comunque ci si è spostati l'intorno, diciamo. Però vabbè, avendo la macchina si fa quel che si può. Quest'anno con il camper vi faremo vedere tanti bei posti. Sì, sì, sì. Il meteo dovrebbe essere bello. In teoria sì, cioè, dicono 40 gradi, quindi è da maggio che non piove, speriamo che non piova ad agosto, perché cioè, è allucinante. Come tra l'altro noi che poi tra l'altro ieri sera, stanotte abbiamo beccato un pochino d'acqua sulla Cisa, perché abbiamo fatto la Cisa per venire giù. Vabbè, sì, poca roba, un quarto d'ora di acqua. Ha pulito il parabrezza del camper, quindi va bene. Giusto il tempo di pulire e basta, poi dopo ha smesso. Sì. E nulla ragazzi, a più tardi allora. Ciao! Magari ci si vede sul traghetto, chi lo sa.
ce l'abbiamo fatta. Sì. Ciao. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Meglio fresco rispetto che sul camper. Adesso un bel 5 ore e mezzo di traghetto e poi forse arriviamo. Siamo rimasti fermi con la nave. Mamma mia. Già dopo un ritardo di 50 minuti abbiamo avuto pure l'altro regalo, quello di rimanere fermi in porto con la nave. Fermi. Meno male che siamo arrivati in porto, perché se eravamo fuori a metà tratta, ok, ciao, cioè non arrivavamo più. Cioè, allucinante. Non so se ci vedete perché è tutto buio, hanno spento anche le luci, sì, tutto è finito, corrente, carburante, tutto. Io ero fermi pronta, sulla ragazzi, nave. Ve lo dico proprio, io ero pronta a remare, a pur di arrivare a riva e sbarcare e andare fuori dalle scatole. Mamma mia. Però vabbè, il fato ha voluto questo. Vabbè. Vi aggiorneremo. Si sta, com'è chi? Attenzione prego, informiamo i signori passeggeri che è stato ripristinato il generatore e quindi ci saremo ancora per poco per l'ammaino dei portelloni. Di nuovo vi ringraziamo per la cortese collaborazione e ci scusiamo per il disagio arrecato. Buongiorno ragazzi, abbiamo dormito da Dio, abbiamo trovato una spiaggettina subito dopo Golfo Aranci che si chiama Cala Moresca, dove appunto siamo arrivati ieri sera, sempre sul tardi perché a noi ci piace arrivare nei posti sul tardi, ma dopo le vicissitudini di ieri sera che a breve, adesso anche quando ci saremo sistemati come ha fatto colazione insieme a Claudia, vi spiegheremo perché è stata praticamente un'odissea, vabbè, problemi a parte. Però finalmente posso darvi il buongiorno davanti praticamente a questo bel mare. Un po' ventilato per il momento, c'era anche un pochino di venticello, un pochino di brezza anche ieri sera, stanotte, quindi appunto per quello abbiamo dormito da Dio. Il parcheggio, lo sterrato dove abbiamo trovato appunto posto, tranquillissimo, c'era solamente un camper tipo di quelli vintage e una macchina invece fuori strada, quindi zero problemi. Infatti ieri quando siamo arrivati verso l'una eravamo sudatissimi, stanchissimi, Claudio si è fatta una bella doccia, io mi sono fatto un bagno, mi sono dato una rinfrescata diciamo qua nell'acqua, anche perché proprio era caldissima un brodo, e poi mi sono fatto anche una doccia. Siamo andati subito a letto ed eravamo cottissimi.
molto probabilmente passeremo qualche oretta qua, di sicuro adesso ci facciamo una bella colazione e poi vediamo da farsi, magari o prima di pranzo o dopo pranzo ci spostiamo perché incominciamo a salire. Per il momento all'esterno abbiamo un 27 gradi, il freezer va alla grande a meno 16, il frigo siamo intorno ai 3 gradi, quindi anche quello alla grande, e dentro è più o meno come l'esterno, 27,8. Finalmente al mare. Finalmente al mare? C'è Mac là, ragazzi, che fa da bagnino, da soccorritore, pronto a correre se qualcuno non sta bene. Il cane Baywatch. Eh sì. Stai lì seduto, eh? Da bravo. Bravo. Quando vuole è bravo, quando vuole. Adesso l'abbiamo bagnato un attimino, almeno si è rinfrescato un po'. Vediamo quanto dura seduto là dietro. Beh, il mare, ragazzi, è una piscina, è cristallino proprio. Guardate che roba. Dopo aver pranzato, adesso ripartiamo e ci spostiamo verso la prossima destinazione. Salutiamo questo posto che oramai praticamente si è riempito totalmente, anche perché sono le 3:15. L'abbiamo beccato a 1,8 al litro, quindi non è male, dai, per il periodo in cui siamo non è male. La fontanella è là, è secondo bagnata, te? Sì, c'è acqua, sì, La terra è bagnato, quindi dovrebbe esserci. 50 euro che non c'è, perché noi abbiamo sempre una fortuna con queste cose. Andiamo a controllare, anche perché già il posto dove dovevamo caricare e scaricare non c'era, perché era vecchio, era abbandonato, quindi abbiamo ripiegato su questa cosa qua della fontanella. Vediamo, prova in diretta. Prima di andare avanti con la mano, scrivete qua sotto nei commenti se secondo voi c'è l'acqua o meno. C'è l'acqua. Cosa? C'è l'acqua! Hai visto? We have water! Mac, abbiamo l'acqua! Te ne frega niente a te, eh? Intanto che carica, ragazzi, anche perché la pressione ovviamente è quella che è, ma ce la facciamo andare bene, cara grazie che abbiamo trovato l'acqua. Come potete vedere alle nostre spalle un pochino si sta annuvolando e sta anche tuonando. Non era prevista acqua, però boh, vediamo. Vabbè, al massimo ci rinfreschiamo un po'.
Ragazzi, la stradina che avete appena visto è quella, siamo arrivati da là. Questa qua è tutta la baia, ragazzi, baia Sardinia siamo. Lì c'è il molo che fanno anche diving e tutto, c'è anche lì uno yacht con la musica. Qua altre tutte barche ormeggiate e noi praticamente abbiamo trovato questo parcheggio qua. Non è proprio chissà che cosa come parcheggio, però qua, come vedete, abbiamo praticamente la spiaggia personale. Questa piccola calettina qua senza nessuno. Vedete com'è, tranquilla, con il mare, trasparente, senza nessun tipo di problema. E praticamente ci siamo messi qua. Adesso vediamo se se ne va via qualcuno, magari slittiamo leggermente di qua, anche perché per poterlo mettere in piano ho dovuto praticamente spostarmi quasi tutto avanti, metterlo sul terzo gradino di qua, utilizzare le ventose per il tendalino della fiamma e da quest'altra parte di qua posizionarlo per terra e usare sempre il cuneo anche qua. Però oltre al cuneo ho dovuto praticamente portare a 6,5 questa sospensione di qua e sgonfiare l'altra di là, almeno ho pareggiato e siamo in piano. Il gradino risulta praticamente il gradino di un camion 4x4, però vabbè, almeno siamo in piano. Poi dopo appunto vediamo se gli altri si spostano e vediamo cosa fare, se rimaniamo qua o se no ci spostiamo leggermente più in là. Ci siamo fatti un bel bagno rilassante, ragazzi, al tramonto, o meglio quasi, anche perché sono le 7, non è proprio ancora tramonto. Adesso penso proprio che ci berremo una birra e poi dopo vediamo un po' cosa mangiare.